E sta pur certo che anche nella Chiesa del Vaticano ci sono i mali che ci sono nell'umanità. Quando si è in mezzo agli uomini ci sono sempre anche i vizi degli uomini. Su delle dichiarazioni anche che hai rilasciato tu sul caso di Emanuela Orlandi. Sì. Sul fatto che ci possono essere stati fini sessuali. Perché una storia di questo tipo ha un percorso così lungo e di così tante cose coperte? Purtroppo io nel mio libro L'ultimo esorcista ho scritto una pagina e dopo quella pagina un sacco di interviste giornalistiche, televisive, eccetera, solo per una paginetta in cui io volevo mettere il punto al caso Orlandi. Da notare che questa paginetta, prima di pubblicarla, l'ho fatto leggere al fratello, perché fosse gradita alla famiglia, certo. Non avesse niente che fosse sgradito alla famiglia. E ho detto, sentite bene, non vi sembra che dopo 30 anni si possa ragionare? Mi chiamo Pietro Orlandi e sono il fratello di Emanuela. La cittadina vaticana è scomparsa quasi 30 anni fa. Più si va avanti, più la linea delle ipotesi, invece di assottigliarsi, si espande. Emanuela era una ragazza tranquillissima, solare, amava tantissimo la musica, suonava flauto e pianoforte, viveva costantemente con la sorella più piccola e il gruppo di amici che facevano parte della parrocchia di Sant'Anna in Vaticano. Quel 22 giugno che è scomparso lo ricordo come fosse ieri. Emanuela doveva avere una lezione di musica. Mi ricordo benissimo che mi chiese di accompagnarla. Quel giorno mi ricordo che non potevo perché avevo un appuntamento. Ci fu una discussione con Emanuela. Quello è stato l'ultimo ricordo, una litigata quasi. Emanuela quel pomeriggio fu fermata da una persona che le fece una piccola proposta di lavoro, distribuire dei volantini ad una sfilata di moda. E per un compenso all'epoca molto alto, devo dire, 375.000 lire. Finita la lezione telefonò a casa, non c'erano i miei genitori e parlò con mia sorella, gli raccontò il fatto e mia sorella disse la mamma e papà non ci sono, la cifra mi sembra un po' alta, comunque poi parlami a casa. Emanuela disse sì sì, ma tanto all'uscita di scuola questo signore ha detto che mi aspettava per darmi del materiale, dei volantini da far vedere a mamma e papà e potrebbero venire anche loro alla sfilata. Ci vediamo più tardi. Le ultime persone che l'hanno incontrata sono state le compagne di classe e hanno detto che hanno lasciato Emanuela lì fuori da scuola mentre loro andarono via con l'autobus. L'altra sorella Cristina è arrivata circa un quarto d'ora dopo e Emanuela non c'era più. Nel giro di un quarto d'ora è scomparsa. E mi ricordo che da quel momento il giorno e la notte non c'era più differenza perché andavo in giro continuamente. La sera stessa abbiamo fatto la denuncia alla polizia, non ce l'hanno accettata e così noi siamo andati avanti per 2 o 3 giorni non sapendo assolutamente cosa potesse essere successo. Il 3 luglio Giovanni Paolo II fece il primo dei suoi 8 appelli durante l'Angelus. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. 6 mesi dopo venne a casa nostra e ricordo ancora le parole, ci disse esiste il terrorismo nazionale e quello internazionale. Purtroppo il caso di Emanuela è un caso di terrorismo internazionale. Mettiamo in chiaro per quali motivi può essere stata rapita Emanuela Orlandi. Per un motivo di ricatto economico? No, la famiglia non è di riconi. Per motivi di ricatto politico? Siamo pratici, purtroppo. Di ricatti economici, di ricatti politici, penso ad Aldo Moro. Sempre quando uno rapisce una persona a scopo di ricatto, manda la fotografia per dire è in mano mia, se la volete dovete trattare con me.
su Emanuele Orlandi non è mai arrivato niente. Non dico una fotografia, ma neanche un foglio di carta con la firma, per dire, insomma. Niente, niente, niente. È da escludere che sia stata rapita per ricatto. Io nel corso di questi anni ho cercato sempre di parlare e contattare più persone possibili. Una di queste persone, ricordo, l'ho incontrata circa un anno fa, padre Amort. Come tanti si era fatto anche lui delle ipotesi. Qual è stato il mio parere? Io noto, sono stato zitto 30 anni. Sono stato zitto 30 anni perché ho pensato, avendo l'abitudine di conoscere messe nere in cui ci vuole la donna vergine che fa l'altare e che poi viene massacrata, eccetera, bordelli, eccetera, influenzato da queste cose, ho avuto subito la sensazione, hanno rapito sta ragazzina per servirsene e buttarla via. Lui, l'unico riferimento che ha fatto, le modalità del sequestro, come sono state raccontate, sono molto simili a quelle utilizzate dalle sette sataniche. Lui mi ha detto che ne ho conosciute tantissime, però che Emanuela possa essere stata vittima di questo giro non ne ho e non ne avrò mai la certezza. Quando Roma era piena di cartelloni con la faccia di Emanuele Orlandi, chi l'ha rapita non sapeva neanche che fosse Emanuele Orlandi. Caso strano, in quel momento, in una via centralissima, non c'era movimento, per cui non ci sono stati testimoni. Hanno visto sta ragazzina sui 15 anni, che è l'età buona per certe operazioni sporche, l'hanno rapita. Quindi pensi che sia proprio una vicenda legata al satanismo, a messe sataniche, messe nere? Boh, può essere legata a messe nere, può essere legata anche soltanto a bordelli. Certo che all'interno del Vaticano ci sono personaggi, ci sono stati personaggi che praticano messe nere, che sono legati al satanismo. A mio parere il motivo del rapimento è stato quello. Hanno visto sta ragazzina in quel momento, strade solitarie, mentre passavano in macchina, l'hanno presa per forza. E poi l'hanno subito, se ne sono disfatti. Mi fa tanto ridere che l'abbiano portata in Turchia, in Egitto. Oh. Anche al fratello dicevo, senti, tu credi che tua sorella non avrebbe avuto l'occasione in 30 anni di farsi viva? Cioè, sì, certamente. E la cosa che mi ha sempre colpito, devo dire, che da parte del Vaticano nel corso di questi 30 anni non c'è stata mai collaborazione. Si è sempre solo cercato di far dimenticare questa storia. Non si è mai trovato il minimo indizio. E questo silenzio, devo dire, è stato sostenuto da parte delle istituzioni italiane. Io credo che se per 30 anni si è cercato e si continua a cercare di far dimenticare questa storia è perché è un peso così forte per la Santa Sede che preferiscono servire le critiche dell'opinione pubblica piuttosto che far conoscere come sono andati fuori. Quando invece parlavi di case che vengono possedute, come si manifesta la possessione in una casa? Rumori, prima di tutto rumori, bom, bom, to, to. Porte, finestre che si aprono e si chiudono da sole.
luci che scoppiano o si accendono o si spengono da sole. Televisione, internet, telefono che di notte, in piena notte, squilla tutta forza da solo. Poi disturbi, sassi contro i vetri. E come si fa a liberare una casa? Esorcismi. Anche lì, la preghiera d'esorcismo. Ci sono esorcismi proprio con il rituale che è sulla liberazione della casa. Francesco Vallasuso non è una storia unica, è una come le tante persone che tutt'oggi sono vittime del satanismo, vittime dell'occultismo, vittime dell'azione di Satana. Io oggi sono libero da ogni cosa, da ogni malattia, da ogni tormento. Ho raggiunto questa piena libertà. E Padre Amort mi disse: tu hai pregato tanto, è vero, però hai perdonato, mi ha detto. E ricordo questa parola mi ha riempito il cuore. Ho detto: Padre Amort, io effettivamente ho perdonato, però lei è come che l'ha ampliato questo perdono. No, mi ha detto, se tu non perdonavi veramente, tu non ti saresti mai liberato. Senza il perdono non c'è né liberazione e né guarigione. Io ho la mia dignità, io seguo il Signore, sono qui, io non ho fatto nulla di male. Mi ritrovo in questa storia, una storia amara, deludente. Certo, qualcuno mi dice: ma io ti vedo sempre col sorriso negli occhi. Ma il sorriso a me me l'ha dato Dio, e quindi io questo sorriso lo devo dare agli altri. La società moderna, la società secolarizzata, dietro la quale corre l'umanità, si affanna, è quanto mai impregnata del male. Benedetto XVI ha parlato della dittatura del relativismo. E questa la nuova frontiera, la nuova trincea di battaglia nella quale il demonio ha lanciato la sua sfida alla cristianità, ha lanciato la sua sfida all'ordine sociale e all'ordine spirituale dell'Europa, dell'Occidente e del mondo. A questa sfida bisogna rispondere non cercando di essere crociati del terzo millennio, cercando improbabili atti eroici. L'eroismo più grande è l'eroismo della propria vita, l'eroismo del bene, cercare di fare del bene alle persone. E soprattutto rifuggire quello che è il male dentro di noi, ossia il peccato. Non bisogna infatti aver paura di quello che il diavolo può fare a noi, ma dobbiamo aver paura di quello che noi possiamo fare per lui. Lo sforzo più grande del demonio è di far credere di non esistere. Per lui la sua cucagna, coloro che non credono nell'esistenza del demonio. E io aggiungo anche: chi non è con me è contro di me. Spirito Santo,